Buongiorno a tutti, questo è il canale ufficiale di Horror Italia 24, io sono Letizia e oggi sono qui per parlarvi di Blonde. Blonde è uno dei film più controversi e più discussi degli ultimi tempi, ha diviso pubblico e critica e nessuno sa più dove orientarsi. Io onestamente l'ho adorato e vorrei spiegare i motivi per cui io ho adorato completamente questo film, ma prima di farlo vorrei partire leggendovi un piccolo brano tratto da questo libro, Hollywood Babilonia. Hollywood Babilonia è un libro edito da Kenneth Anger. Kenneth Anger è uno degli sceneggiatori più controversi di Hollywood, infatti è uno sceneggiatore che è più conosciuto all'interno del mondo del cinema underground ed è uno sceneggiatore che ha deciso a un certo punto di parlarci di un lato oscuro di Hollywood, un lato che non era così conosciuto all'epoca e di cui appunto parla anche lo stesso Blonde. Hollywood favolosa, lussuosa, lussuriosa e ridicola, gloriosa e dolorosa, generosa e volubile, paurosa e sfrontata, stralunata, festosa e terribile, ignobile, adorabile, pidocchiosa e ineffabile, rozza, pazza, geniale, magica, tragica, illogica, fatale e provinciale, avida e splendida, viziosa e candida, Hollywood portentosa, per metà buffonata ma per metà leggenda. Colorata, disperata, stupenda Hollywood. Questo è un brano tratto dal musical Star Night at the Coconut Grove del 1935 ed è uno spaccato fondamentalmente, è un'immagine che ci restituisce di questa Hollywood molto controversa. Blonde parla proprio di questo ed è questo il principale motivo per cui io non ho apprezzato le critiche che ne sono state mosse, ma andiamo con ordine. Partiamo dalla regia. La regia secondo me è veramente straordinaria. Sicuramente è una regia che a tratti non ha un grande significato, nel senso che ha più una funzione estetica più di una funzione meramente narrativa. La regia di Dominic è una regia atta a vedere il bello, a far vedere la tecnica. È ovviamente una regia molto studiata e questo può piacere come non piacere. Ci sono moltissimi registi che basano la solidità dei loro film proprio su la struttura della regia e quello che la regia comunica. La regia di Dominic è una regia collegata rispetto a quello che viene effettivamente rappresentato, ma non per questo può essere condannata in toto. Infatti è una regia veramente magnifica e per un esteta come me è qualcosa di stupendo vedere una regia del genere. Inoltre è una regia molto evocativa, nel senso che richiama tantissimi dettagli particolari, ma anche proprio movimenti di macchina che si sono già stati visti all'interno del cinema. Un esempio lampante secondo me è la scena del telefono. A un certo punto, verso la fine della pellicola, noi vediamo la macchina da presa avvicinarsi a un telefono. È un telefono da cui la Marilyn, interpretata da Ana de Armas, sta aspettando una chiamata. Il movimento di macchina che noi vediamo in quel momento è molto simile a quello che noi vediamo in un altro film che parla di divismo e di una Hollywood controversa. Sto parlando di Mulholland Drive di David Lynch. Possiamo notare come entrambi i movimenti di macchina siano pressoché sovrapponibili. Il momento in cui la macchina di Dominic si avvicina al telefono è molto simile al movimento con cui la macchina di Lynch si avvicina alla scatola blu, la scatola che poi rovescerà completamente la trama di Mulholland Drive. E non è un caso che il riferimento sia proprio a Mulholland Drive. Mulholland Drive che fa riferimento a un altro film precedente, ossia Sunset Boulevard. Entrambi i film parlano di divismo e in questo senso il film di Dominic non è altro che un prosieguo. In Sunset Boulevard noi vediamo che viene narrato il passaggio dal cinema muto al cinema sonoro e questo per gli attori della Hollywood degli anni 20 è stato veramente un dramma, un trauma. Questo perché tantissimi di loro prima di tutto non erano abituati a quel tipo di regia, a quel tipo di gestione del suono, ma tanti addirittura, come viene anche ripreso appunto in questo Hollywood Babilonia, non avevano proprio delle voci adatte al sonoro e questo ha portato a un declino di quella che era il divismo degli anni 20, un divismo che ad oggi noi possiamo solo a stento immaginare perché era un divismo basato su una sorta di visione dei divi di Hollywood come se fossero dei veri e propri reali, avevano delle ville stratosferiche, guadagni che ad oggi, comparati con i guadagni dei divi attuali, non sono minimamente paragonabili. Questo per dire che il passaggio
da una tipologia di cinema all'altro è stato una sorta di scossa di terremoto che ha portato anche una visione nostalgica verso il cinema muto. Infatti noi vediamo che Gloria Swanson, che in quel film interpreta Norma Desmond, ma di fatto interpreta un'attrice del cinema muto come era lei, ha un vero e proprio crollo di identità, non si riconosce più, non riesce a riconoscere il passaggio del tempo, ma il passaggio anche da una generazione all'altra. La stessa cosa noi la vediamo in Mulholland Drive. In Mulholland Drive, al di là dell'aspetto meramente legato alla differenza tra sogno e realtà e alla non differenza tra sogno e realtà, vediamo anche un film che è fortemente nostalgico, e questa volta però la nostalgia non è più al cinema muto degli anni 20, ma è al cinema degli anni 50. Non è un caso infatti che Sunset Boulevard sia una strada di Hollywood, e così è anche Mulholland Drive. In Blonde facciamo un passetto superiore, facciamo un passetto in là, diciamo così, e vediamo come un regista decida sì di parlare di un aspetto del cinema che ormai non c'è più, di un divismo che ormai non c'è più, ma fa un passo oltre. Con Blonde, Dominic fa un passo in più. Se in Sunset Boulevard noi vedevamo una Gloria Swanson interpretare una Norma Desmond, quindi fare finta di essere un'attrice, ma di fatto noi vedevamo le foto di Gloria Swanson da giovane, quindi era una sorta di metacinematograficità della scena, ma che andava a essere una sorta di palliativo anche per non parlare della vita di Norma Desmond, che però è Gloria Swanson, e per parlare in un modo, diciamo, più camuffato di questa tipologia di vita. In Mulholland Drive vediamo più o meno la stessa cosa, nel senso che non vengono mai nominate delle dive effettive, le dive che noi vediamo sono dei personaggi interpretati, però c'è tantissimo riferimento al cinema, vediamo nominare Rita Hayworth, e questo in un qualche modo è una sorta di palliativo, è un po' come dire: io ti racconto una storia, ma non ti racconto quella storia, perché rischierei di avere delle critiche, che è proprio quello che è successo con Blonde. Blonde altro non è che un film sul divismo, ma senza il palliativo di nascondere la vera identità della diva a cui fa riferimento. Parla di quella diva, la prende e ne fa un ritratto che non è una biografia. Se noi volessimo una biografia strettamente attinente alla vita dell'attrice, probabilmente ci converrebbe vedere un documentario, non un film. Il film ha questo di pregio, essendo appunto arte, noi parliamo sempre di cinema come di settima arte, e non possiamo prescindere questa definizione dal concetto stesso di arte. Nell'arte c'è presente tanto la tecnica, tanto criticata in Dominic perché piena di virtuosismi, ma tanto anche i soggetti che vengono rappresentati e anche la visione che l'artista ha di quel soggetto. Mi viene in mente ad esempio Picasso. Picasso è stato estremamente criticato all'inizio della sua carriera per il suo tipo di pittura e per come interpretava i suoi soggetti, perché li destrutturava completamente. Ciò non toglie che le opere di Picasso, viste con gli occhi di adesso, sono estremamente innovative e incredibili, perché hanno introdotto un nuovo tipologia di linguaggio. Allo stesso modo avverrà secondo me con film come Blonde, e quello che Dominic fa non è altro che unire la visione che c'è in Mulholland Drive, in Sunset Boulevard, sul divismo, e il tipo di biopic che viene effettuato con Jackie o con Spencer, che sono biopic che non parlano realmente di fatti realmente accaduti, non parlano in modo estremamente realistico della vita, la prendono, vi prendono la vita di un personaggio famoso, di un personaggio pubblico, e ne danno una lettura che può essere condivisibile quantomeno, però è una lettura dell'artista, allo stesso modo come Picasso poteva rappresentare delle donne in un modo completamente irrealistico. Non sto paragonando Dominic a Picasso, sia ben chiaro, però l'idea dell'arte intesa in questo senso secondo me è molto interessante ed è molto innovativo. Inoltre non possiamo negare assolutamente che la visione della Marilyn di Dominic non sia poi così brutale. Secondo me infatti la figura di Marilyn in realtà non viene così devastata. Questo perché è vero, Marilyn ha sempre voluto essere ricordata come una diva felice, come una diva appagata della sua vita, ma la realtà era ben altra, e sono diverse le fonti che raccontano di una persona che comunque aveva dei profondi malesseri. Ora, questi malesseri Dominic li ha esasperati, ma ciò non toglie che una piccola parte di realtà ci fosse in quello che noi vediamo in Blonde. Ma al di là di quello,
in Blonde noi vediamo Marilyn che viene, è vero, utilizzata ancora una volta, o meglio la figura di Marilyn viene utilizzata ancora una volta, ma non per parlare male di Marilyn, ma per parlare male di Hollywood. È Hollywood che noi vediamo distrutta e devastata, così come la Hollywood che viene raccontata in Hollywood Babilonia. Raccontiamo praticamente la stessa storia in modi differenti, solo che questa volta Dominic non si nasconde dietro un dito, non prende delle attrici fittizie per raccontare il divismo e il malessere del divismo, ti prende una diva vera. Ed è forse questo quello che dà più fastidio, perché rende reale tutto quello che viene detto, o meglio, lo rende più reale e più fastidioso. In tanti commenti io ho sentito parlare di pornografia del dolore, e anche in questo caso ci richiamiamo di nuovo all'arte. Pornografia è una parola greca che fondamentalmente identifica tutte quelle opere d'arte in cui erano rappresentati atti sessuali. Solo negli ultimi secoli il termine pornografia ha preso un'accezione negativa, perché si è, ovviamente anche con l'avvento della religione e quindi del bigottismo, si è voluto in un qualche modo distinguere tutto ciò che era l'arte da tutto ciò che era più sessuale, e quindi poi pornografia è tutto quello che ne deriva. Quindi l'accezione pornografia del dolore, che ultimamente viene estremamente utilizzata, in realtà non è un'accezione così negativa, o meglio, per come viene utilizzato oggi il termine sì, perché ovviamente pornografia del dolore fa riferimento al fatto di avere, provare del piacere da quello che noi vediamo, dal dolore che noi vediamo. In realtà nel dolore che viene rappresentato in Blonde non c'è niente di cui provare piacere. Noi vediamo una donna distrutta, una donna che viene massacrata da un sistema che non è diverso da quello che viene descritto da Enger, anzi è estremamente similare. Anche per quanto riguarda la scena degli aborti, li ho sentiti molto criticati, addirittura tacciati a volte di essere una sorta di propaganda antiabortista. Io non ho visto tutto questo, anzi, leggendo Hollywood Babilonia, so che faccio riferimento molto spesso a questo libro, ma è veramente interessante, soprattutto sapendo che è scritto da uno sceneggiatore che Hollywood l'ha conosciuta. In questo libro viene raccontato molto spesso come le attrici dovessero, anzi fossero costrette ad abortire, in parte perché ovviamente perdevano i lavori, ma in parte anche perché il personaggio che si era creato su quell'attrice poteva non rispecchiare l'idea della mamma, e quindi non potevano neanche nella vita reale essere mamme, perché il personaggio che erano diventava parte integrante della loro vita. Ed è esattamente questo che succede alla Marilyn che noi vediamo raccontata da Dominic. Marilyn e Norma Jean non possono più distinguersi, non agli occhi degli altri, e non le distinguono neanche più. I mariti di Marilyn sposano Marilyn, in realtà non sposano Norma Jean, e lei lo dice più e più volte. Nessuno conosce Norma Jean, nessuno vuole stare con Norma Jean, vogliono tutti Marilyn. È veramente interessante questo taglio, forse innovativo da un certo punto di vista, o forse no. È anche interessante il fatto che durante gli aborti noi vediamo la camera all'interno del cavo vaginale, e questa non è una tecnica innovativa, devo essere sincera, è stata già utilizzata, è stata utilizzata dal mio amatissimo in Love. E la bellezza di questa visione è che è estremamente contrapposta. In Love di Noé, la presenza della videocamera all'interno del cavo vaginale rappresentava un momento di estremo piacere, rappresentava l'amore, e noi vedevamo diciamo l'atto conclusivo del rapporto sessuale dall'interno, ma che rappresentava un atto d'amore di fatto. In questo caso noi vediamo un atto di devastazione, porre la videocamera all'interno di Norma Jean, quindi all'interno di se stessa, vedere la devastazione che lei prova, ha un significato simbolico incredibile, e a me è piaciuto veramente tanto, anche se appunto non era niente di nuovo, ed anzi è quasi una scoppiazzatura, possiamo dire così. Quindi, al netto di ciò, cosa penso io di Blonde? Io penso che Blonde possa piacere come non piacere, e ritengo che le critiche che ne sono state mosse non siano infondate e non siano da non ascoltare o da tacciare come stupidate in assoluto. Penso che siano fondate e abbiano senso, però credo anche che si debba avere un occhio un attimino più aperto, ma soprattutto non avere l'occhio del 2022. Io penso che uno dei grandi difetti degli ultimi tempi è che noi analizziamo i film e soprattutto
i film un po' controversi con gli occhi del 2022, quindi con un occhio che è estremamente critico, che non accetta certi messaggi e non accetta certe visioni. Ma non possiamo prescindere, quando guardiamo un film come Blonde, il contesto in cui è stato creato e soprattutto il contesto che va a rappresentare, ed era un contesto estremamente diverso da quello che viviamo oggi. In questo Dominic è stato molto bravo, perché racconta esattamente quel contesto senza farci sconti, senza dare un taglio moderno, ma anzi dando un taglio estremamente figlio di quei tempi, purtroppo, che speriamo di non vedere più. Quindi questo era tutto quello che io avevo da dire su Blonde, spero sia stato abbastanza esaustivo ed esauriente, e ci vediamo alla prossima.